Ciao a tutti ragazzi, siamo i Super Fighting Bros, io sono Dalbis. Io sono Ray. E io sono Locke. E bentornati Topic of Discussion. Topic of Discussion per la nostra community italiana dei picchiatori. Oggi parleremo di cosa? Un quesito che ci viene posto molto spesso nei commenti. Lo stick. Perché giocate perché con lo stick? Perché usate lo stick? Perché comprate lo stick? Quanto costa lo stick? Dove si prende? Cosa si fa? Perché se, non il pad? È meglio se è meglio del pad, quello è proprio un flame eterno. Sì, sì, sì. Ma soprattutto se conviene, a che livello dobbiamo essere di coinvolgimento per poter investire comunque il denaro, che non è un acquisto da poco per un videogioco. Quello comunque. Sicuramente sappiamo che uno stick di medio livello costa già sui tipo questo, che è già cioè, buono, vabbè, questo è già posto. Livello. Tournament quello. Tournament sei a posto, e costa già sui 130, dipende cioè, dai periodi. Se lo trovi a quel prezzo lì. Sì, comunque. Non sono neanche facili da trovare. Esatto, potremmo iniziare magari raccontando proprio sì, la nostra esperienza. Inizia tu, Ray. Com'è andata col tuo stick? Ma innanzitutto io partirei dal fatto che ho giocato all'inizio a Street Fighter 4 ancora con il pad dell'Xbox. E quindi poi dopo un po' ho preso il fighting pad. E devo dire che mi trovavo abbastanza bene, proprio come sensazione sul gioco, a prescindere dalle mie conoscenze che erano zero. Era già un salto di livello. Era già un salto di qualità. E poi ho visto che Locke ha introdotto nel nostro gruppo, nel nostro piccolo gruppo, lo stick, questo proprio. Questa cosa che avevamo mai visto. Tanto era uno della Mad Kids, ma. Lo special edition. Quello grosso così piccolo. Tipo... che devi stare con le gambe così per giocare. Praticamente. Quei tasti scandalosi. E quindi ho detto, ma cazzo. Però io ero rimasto sulla mia idea, diciamo. Sì, sì, sì. Ho detto, boh, io comunque adesso fare tutto con il pad, non me la sento di giocare. Invece poi ho scoperto che... È un mondo nuovo. È un mondo nuovo, è vero. La stessa cosa anch'io, la stessa esperienza di Ray, ancora un po' più dopo. Io l'ho preso bene col mio bellissimo pad. Allora, ma no, gioca con lo stick, guarda che è meglio. No. Però poi una volta che provi lo stick, all'inizio, diciamolo, la prima... esperienza appena tocchi uno stick. Beh, ma tu sei andato bene. Comunque, ma... forse perché eri quello fondamentalmente con meno esperienza nel gioco. Ma il tuo passaggio da stick, da pad a sì, stick è stato più rapido. È stato poco traumatico, devo tu dire. Tu sei stato abbastanza traumatico, sì, perché hai preso mobile col pad. In caso c'era ogni volta che, boh, dicevo, gioco a Street Fighter e comincio con lo stick, perdo. E poi perdi, ma non perché magari è più bravo l'altro, ma perché comunque non riesci a fare il boss, no? Allora dici, però se mi mettessi il pad gli faccio il culo a questo. E allora magari si attacca il pad, bisogna metterlo via. E ci sono stati questa alternanza di pad e stick, che però poi... Però diciamo, perché è proprio più comodo in effetti giocare con lo stick che non col pad? Allora, beh, dipende moltissimo dal gioco. Per esempio, la mia esperienza è stata traumatica. Io ho fatto 3 mesi di sconfitte di fila. Però non ho mai provato il pad di nuovo. Secondo me è quello che, è quello, che mi è servito. Perché a un certo punto, in effetti, come dicevi, ti rendi conto che alcune cose effettivamente sono molto più comode. Perché dobbiamo parlare forse anche delle shortcut. In giochi come Street Fighter 4 hanno introdotto una meccanica denominata appunto shortcut, appunto per i paddari, chiamiamoli, perché gioca col pad. Queste shortcut servivano a tirar fuori i shoryuken in modo più facile. A volte in poche parole cos'è una shortcut? Bastava magari, adesso non le conosco a memoria perché ormai non le usiamo più, fare che ne so, 2 volte diagonale basso, dico una cosa a caso, e poi pugni e facevano uno shoryuken. Facilizzava il movimento. Esattamente, però allo stesso tempo riduceva di molto la precisione e quindi era molto più frequente l'errore, quindi al posto della Duken o Shoryuken o viceversa. Ovvio, con l'allenamento, anche col pad, potete sopperire a un difetto del genere. Sia lungi da me dire che non è possibile diventare bravi col pad, perché ci sono tanti bravi comunque col pad. Dei giocatori forti col pad, su Marvel e Street Fighter ce ne sono. Però per arrivare ad alto, medio livello, diciamo a che un certo punto ti ferma. Secondo me c'è anche da dire il fatto che molti usano il pad perché magari hanno un personaggio specifico. Cioè, per esempio, ai tornei, GIF, Zangief. Su Street Fighter, non so, mi viene già più comodo con il pad. Perché non usava il pad non quello addirittura. Quello della Play 3 perché faceva la, perché c'era la analogica.
ma lì è quasi un forzare il gioco, perché loro usavano il doppio analogico in modo da poter mettere l'input due volte al 720 e in questo modo faceva l'ultra terra subito. Come si chiamava quel giocatore di Zangief? Era tipo Zangief si chiamava. Zangief. Zangief forse. Now surprise. Oh, he's grind being grinned down. Oh no. Van Geef, anybody's game, he's a cross up. Big, oh, that's got to be it! Wow. Van Geef puts Justin Moore in the loser's bracket. And the crowd is exploding. The room is shaking right now, everybody. The people jumping in this room, we are on the third floor at Caesar's Palace. The room is actually shaking up and down. The floor is shaking. The crowd is deafening. Van Geef. Che è un giocatore di Zangief fortissimo che non abbiamo visto all'Evo quest'anno, ce lo siamo persi, non sappiamo dove è arrivato. Ma con Geef, proprio sfruttando il pad, riusciva a... Ma lì, lì non è quasi un glitch, cioè nel senso è un modo per... È un modo per forzare il gioco. Non è una cosa che è predisposta dal gioco di base. Poi i tornei sono permessi. Qualunque tipo di pad anche con doppio analogico. Penso che ognuno è abituato con... No, infatti, poi comunque non è che forzi il gioco esageratamente. Non è invece ammesso, non mi ricordo come si chiama, quella specie di stick che al posto della levetta ai tasti. Sì, quello che ha per muoversi. Forse. Sì, per muoversi hai quattro tasti, perché non puoi variare il gioco. Puoi schiacciare basso e alto contemporaneamente, cosa impossibile. Cosa che non potresti fare. E quindi puoi creare dei glitch strani, illegali, diciamo. Vabbè. Comunque diciamo che per quanto riguarda invece lo stick, è proprio, non so, ti dà più libertà. Proprio in generale sul gioco, perché è fatto apposta per di base, già solo la prima differenza base è che alla fine qua usi solo un dito. Esatto. Cioè, qua hai il pollice che stai schiacciando tutto, fondamentalmente. Hai la grossissima limitazione di questo. Con lo stick puoi proprio diventare un pianista, cioè i grandi giocatori. Ma tra l'altro, proprio la difficoltà è che tu sei abituato da quando eri piccolo a giocare sempre con il tuo pad, quindi il pollice ce l'hai super allenato. Sì. Fondamentalmente. Questo non l'hai mai usato. Non l'hai mai usato. O sei un pianista davvero, ma magari sei più facile. E quindi, sai, anche l'esecuzione delle combo, sai, l'inizio non è molto. Sì. Non è facile, perché non sai dove cosa stai schiacciando. Devi proprio essere molto più ritmico. Esatto, ti imposta un po' il ritmo. Dopo un po', soprattutto facendo le prove di Street Fighter, per usare lo stick, una buona sessione di prove di Street Fighter 4 aiutano. Perché ti fanno capire moltissimo il ritmo, ti fanno comprendere a un certo punto che tu puoi fare proprio ta 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 per dire, per combinare una serie di attacchi. Cosa che col pad non percepisce lo stesso modo. Magari smash. Ma proprio la sensazione ta 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 lo senti anche, viene già ritmato proprio il movimento e anche il suono, mentre invece col pad è sempre un po'... Sì, è molto azzardato. Non sai quando fai giusto e non sapresti ripeterla magari l'esecuzione... In modo perfetto, perché non ti entrate in testa nello sonoro. È proprio più divertente. Esatto. Quanto ho rotto il cazzo all'inizio quando ho cominciato a prenderci la mano, è proprio divertente giocare con lo stick. Ti viene più voglia di giocare. Ti viene più voglia perché proprio ciac, non so, è qualcosa di diverso. È qualcosa di molto più evoluto. E poi sulla cosa, in effetti, dicevi tu, mi è venuto in mente del fattore già musicale. Perché è un po' come giocare un gioco musicale davvero. Ed è più facile imparare le combo, anche perché quando eravamo piccoli, faccio un esempio che sembra assurdo, ma quando eravamo piccoli, per imparare i mesi, i giorni delle settimane, i numeri, c'erano le filastrocche. C'erano sempre le canzoncine. Perché la canzoncina ti entra in testa. E allo stesso modo, l'orecchio. Ta 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 ta, ti entra in testa. Quindi è più facile memorizzare le combo. Il ritmo ti rimane prima. È vero. Il nostro cervello è molto più facile allenarlo così. Ma parliamo anche, ad esempio, adesso però dei costi. È vero, diciamo, costi. Perché forse la prima cosa è, io dico, inizio a giocare a un picchiaduro, mi devo comprare uno stick subito? No! Col cazzo! Costa un casino no, e... No, più che altro il fatto di dire, se voglio... Cioè, bisogna capire il livello di impegno che uno vuole mettere sul gioco. Quello. Se io compro il gioco e non so se mi piace, non è so se... Dato. Boh, è una spesa gioco col pad e vediamo come va. Poi soldi da buttare, allora ok, se puoi permettere. Però diciamo che non è... Sì che è un investimento a lungo termine, nel senso... Se si gioca. Ti dura. No, si gioca, però dico... No, dobbiamo dire che... Allora, i Tournament Edition della Madcast sono fantastici perché se si danneggiano sono economici da riparare e facili da riparare. A me, ad esempio, è capitato che si è rotta la levetta dello stick. Ho acquistato su Arcade Shop una levetta, appunto, ho guardato sul forum il modello adatto, ho speso mi pare 23-26 euro spedita e l'installazione è semplicissima, una volta svitate con i 6 viti è veramente basilare, io non ho esperienza di modding zero totale, eppure per me è stato molto facile.
immagino che anche lo Special Edition sia facile da moddare. Moltissimi hanno trovato come soluzione proprio il comprare lo Special Edition, magari usato, magari su eBay a poco, e acquistare poi i tasti e la levetta. Trasformarlo in un serio. Esatto, diventa un tournament con meno spazio, fondamentalmente. Infatti il tuo che è vecchio, quello appunto Special Edition, volendo, se uno stesse a smanettare un pochino, potrebbe venire. Però poi lo puoi fare diventare uno stick preventivo. Sì. Dovremmo investire un Special Edition, così, facciamoci un preventivo. Dovremmo spendere, esagerando, se ne vogliamo proprio una bella, 29 euro sulla levetta. E poi ma ci bastano 6 tasti, ogni tasto costava 2,50 euro. Quindi sono andati 12 euro. Cioè, 12 euro di tasti. E fai con 40 euro al massimo, te lo trasformi in un tournament. Però di base quanto costava quello? Allora, appena uscito costava abbastanza, costava 80-90 euro. Allora hai pagato, mi sembra, 80 euro. Sì. Secondo me questo va bene per chi vuole iniziare, allora dici compro lo stick quello da 80 euro, e so che non voglio spendere 150. Comincio a giocare, dico, però comincio a vedere delle limitazioni. Sì. Allora dici, invece di investire 130 euro per un altro stick così, dici, vabbè, compro questi tasti così. Sì. Ma anche perché i tasti di 40 euro. Vabbè, c'è da dire che lo troviamo usato. Anche, volendo. Non è che abbiamo. Cioè, non è facilissimo controllare questi stick. Usare perché chi ce l'ha se lo tiene. Sì, se ce l'ha ci gioca, lo usa. Una camperatina su eBay. Sì, stai. Prima o poi qualcosa arriva. Comunque la cosa bella è che i tasti li puoi personalizzare, puoi tornare colorati, cioè sì, tutta la. Ma anche qualità. Ma nonostante anche l'immagine del sotto i tasti, quindi se uno avesse proprio voglia di mettersi, è una cosa carina. No, ma poi il Tournament Edition è uscito con l'idea che l'utente finale avesse la possibilità di moddarlo, proprio mod friendly, è facilissimo modificarlo, appunto. Quindi anche lì sta a voi decidere di moddarlo o no, perché l'immagine originale non è male ed è molto sobria e non è più originale una volta che la moddate, però vabbè, sì, quello sì. Sta anche lì, sta all'utente. Per esempio a me me ne frega un cazzo, guardate che funzioni sempre bene, diciamo. Vabbè, sì, tanto non vede nessuno, a meno che non vede torneo, allora è bello. Sì, torneo è bello. C'è gente che si costruiva. C'erano dei bellissimi stick. È bello quando abbiamo visto uno stick costruito proprio, insomma, una scatola di legno, sì, proprio costruito tutto a mano da zero. Lì bisogna essere proprio, puoi sapere anche di elettronica. Sì, no? Minimo sì, per questo. Ma sui Arcade Shop vendono addirittura le schede già pronte. Se sono fatti i tuoi collegamenti. Magari non è così difficile. No, beh, perché la scheda è impostata per funzionare sia su Xbox che su Play 3 addirittura. Sì, è vero, infatti sono quegli stick veramente unici. Sì, cioè questi qua sono solo Xbox e PC. Sì. Sono degli stick amatoriali oppure non ufficiali che funzionano su tutte le console. Mi pare che sia anche qualcosa di molto simile al Tournament Edition che funzioni su tutto, però adesso non ricordo. E assicuratevi, quando comprate uno stick non ufficiale, non Netcats, informatevi bene che non ci sia input lag. Perché alcuni stick potrebbero avere, soprattutto quelli che hanno multicompatibilità, potrebbero avere un po' di input. Anche quelli Wi-Fi, tipo soprattutto quelli Tekken, è ottimo. Costa pochissimo. Ed è anche ottimo per il costo. Poi Wi-Fi è partito con una chiavetta scausa. Dovete avere le batterie sempre cariche, non deve esserci niente in mezzo. Sì. Io voglio giocare subito. Adesso. È pessimo. Peccato per il Wi-Fi. Potremmo parlarne ore, ma magari dopo un po' si stuferebbe. Esatto, vorremmo sapere più che altro da voi se avete lo stick, come l'avete comprato, perché l'avete comprato, e se non ce l'avete cos'è che vi blocca la paura. Diteci anche con cosa giocate adesso. Giocate. Magari c'è qualcuno che gioca col pad dell'Xbox anche, perché se non sai niente fondamentalmente, io inizio a giocare. Sono giocatori molto bravi col pad dell'Xbox. Quello è anche vero, però lì si parla di livelli. Ma poi se compro il gioco e ho il pad della 360, il gioco, cioè non è che vado a pensare, no, devo cambiare il pad, ecco. Comunque, questo è il nostro pensiero, esatto. Sullo stick e il pad. Fateci sapere il vostro, noi siamo i Super Fighting Bros. Io sono Davide. Io sono Ray. E io sono Ron.